Buonasera. Buonasera. Allora, oggi dobbiamo essere soddisfatti per l'applicazione di questa direttiva che non era stata mai portata avanti dal 2001 ed è un'applicazione che è in linea con tutta l'attività posta in essere dall'Europa, quindi dai 27 paesi, sia in termini di sanzioni sia in termini di sostegno al paese ucraino. Verrà consentito la protezione temporanea agli ucraini e anche ai soggetti non ucraini che risiedono in quel territorio, con la possibilità per questi ultimi di avere anche un altro tipo di protezione, quello stabilito a livello nazionale, purché in linea con le norme di carattere generale europee. Credo che sia un ottimo risultato, anche perché noi abbiamo avuto soltanto domenica un consiglio straordinario e quindi, a distanza di pochi giorni, aver chiuso un accordo tra tutti e 27 paesi, credo che sia un risultato importante che dimostra anche la vitalità dell'Europa in un momento di grave crisi per un paese, quello ucraino, che sta davvero vivendo momenti molto difficili. Grazie. Quanti numeri si aspetta l'Italia? Difficile dirlo, comunque i numeri di ucraini che usciranno dal ucraini o anche altri che usciranno da quel paese si prevedono numeri alti, perché parlano di 7-8 milioni che usciranno e quindi non andranno nei vari paesi europei, ma soprattutto la pressione maggiore attualmente ce l'hanno i paesi che sono proprio immediatamente lì al confine. È stato Grazie. Sì, unanime. Grazie. Grazie, buongiorno.